un podista amatore che si avventura nel trail, una gita corsa nelle colline bolognesi, una gara organizzata davvero molto bene, la preparazione l'ultima settimana prima del passatore e un consiglio dato dal coach: mi raccomando, mangia perché potresti avere una crisi di fame. Ecco quello che è successo in questo weekend e per capirlo, come al solito, partiamo dall'inizio. Dopo tanto tempo finalmente si ritorna a gareggiare, ragazzi. Sono appena atterrato all'aeroporto di Bologna. E ovviamente la prima cosa che penso, cosa sono i tortellini. Allora, la gara è domani, un bel trail di 30 km della Bologna Marathon. E proviamo, vediamo se questo trail entra nel sangue. Novità assoluta è: uno, non ho trovato dove dormire perché tutto occupato, ragazzi. C'era un evento a Imola, quindi pregate per me. Ho trovato un sacco a pelo, quindi dormirò proprio stile wild. Free. Non lo so, ragazzi, questa volta la vedo dura. Adesso ci sarà il mio compagno di squadra, ci sarà il mio compagno di team, Davide, che mi sta aspettando, almeno lui mi porta un po' in giro. Ed ecco Arrivati a Bologna. a lui. Io sono venuto a fare da tassista oggi, però ti faccio vedere il mezzo che abbiamo per andare a casa. Venuti con un mezzo. È un po' scomodo per le borse, ma arriviamo abbastanza velocemente al trail, o no? Sì, può andare? Possiamo, ragazzi, secondo voi questa volta posso toccare i 2,20, ma 2,20 proprio Chilometro di orario. chilometro orari, ragazzi, favolosa. Sì, andiamo con questa, dai. Ovviamente non vuoi fare una bella passeggiata a Bologna, ci troviamo vicino Piazza Maggiore e dopo aver fatto una ricca colazione, non vi ho mostrato dignità, ragazzi, dignità perché vi dico cosa ho mangiato. Qua si balla, ci troviamo vicino Piazza Maggiore. Sto andando alla ricerca di qualcosa da mangiare, vediamo un po'. Dopo il mega giro a Bologna e aver assaggiato un po' di prelibatezze, finalmente siamo arrivati al Villaggio della Salute, dove in questo punto ci sarà sia la partenza che l'arrivo del trail. Il posto è veramente stupendo, ragazzi, ci sono anche, c'era anche l'acquapark. Vediamo un po' se riesco a fare il bagnetto, vediamo un po', perché la giornata è stupenda, anche se domani porta un po' brutto tempo. Però lo sappiamo, deve accadere di tutto per divertirsi. Buongiorno a tutti, ragazzi, numero 180, appena ritirato. Siamo pronti, anzi sono in super ritardo, tra neanche 10 minuti parte la mia gara, quella dei 30 km. Siamo pronti, ragazzi? Certo che siamo pronti, però mi fa saltare le mani, aspetta, dato che c'è la nostra GoPro, 1, 2, 3, su le mani Il percorso è tutto segnato e bandato, potete anche dei coni in qualche situazione per aiutare nel tragitto. Aiutare, però io, guardate sempre, il percorso è sempre oltre 150 metri, non trovate bandella o segnaletica, vuol dire che dovete tornare indietro. Ragazzi, siamo gata. Supercarichi, ragazzi! Faremo, almeno per quanto riguarda me, una partenza, che bel fatto, una partenza vinta, dopodiché vinta la gara. Si prende 50 metri, quello che è più forte. Si prende 50 metri, si prende un po' lì. Bologna Marathon in trail, 1, 2, 3, 6! Felicissimo di partecipare a questo torneo. Tutto, grazie, sei destro, si vede lui, non ti ha lasciato il io vorrei sei 4 2 1 via via
Attenzione, adesso ragazzi, adesso ci siamo. Oh, Cosimo, per nascere su uno. Sì, no, lei è già là dentro. Dopo una partenza aggressiva, come delle gazzelle, a circa 4,30 a chilometro, dopo un chilometro, 200-300 metri. Ti ha già zannato il leone. E già siamo morti, quindi ci aspettano altri 28 km e mezzo in queste condizioni pietose. Piano piano. Piano piano, ma si arriva. Sì, ancora non abbiamo iniziato la salita però. No, infatti, vediamo dopo la salita come siamo. Qui siamo al sesto chilometro. Metto di qua, così viene anche il mio amico, compagno di Temma. Allora, ragazzi, mamma mia quanto è dura. Sei solo all'inizio. Sei solo all'inizio. Vabbè, il mondo del trail lo sappiamo, completamente un altro sport. Un altro sport rispetto al running di strada. Ma com'è? Ogni cosa, ogni sport ha una sua, come si dice? Peculiarità. Eh? Peculiarità. Peculiarità. Mi piace. Comunque, noi stiamo correndo qui, posto stupendo, ci vediamo fra altre 5 chilometri. Abbiamo trovato un metodo infallibile per arrivare prima, basta dare indicazioni false e niente, poi gli altri spariscono, noi piano piano arriviamo e festeggiamo. Quindi secondo me siamo così lenti che non riusciamo neanche a deviare le persone. Sì, no, secondo me ci raggiungono e ci menano pure. Assicuro. Siamo al, ragazzi, siamo all'11° chilometro e qualcosa. Siamo al ristoro. Adesso ci prendiamo un po' di tempo perché effettivamente è distruttivo. Al ristoro, dopo aver fatto carico di proteine con barrette, carico d'acqua, banana e pasta al forno, di tutto e di più, si ricomincia, ragazzi. Wow, bello il trail, bello. Mamma, no, veramente, per te scherzi, ragazzi, cioè non vorrei dire, guardate dove mi trovo. Stupendo. Oddio, ragazzi, 20° chilometro qua. Sto tratto non si corre. Siamo... Si arrampica, facciamo a mo' di Messner. Siamo morti. Ragazzi, bello il trail. Ma la strada. Però in discesa, no, ma manco in discesa. Ah, mi hanno detto che dopo spiana. Quindi, se abbiamo un motivo per andare avanti e portare questa medaglia, momento di delirio! Sì! Andiamo a buttarci in piscina là, Cosimo. Sì. Allora, ragazzi, io sto mangiando. Questo è il ristoro del 24° chilometro. Insomma, è bella tosta. Vero, ragazzi? Sto mangiando, ho fame, veramente fame. Fa un caldo assurdo quello. Fa un caldo assurdo, mamma mia. Vuoi la bottiglietta? Dai, tra un po' dicono che c'è un altro ristoro, quindi è inutile che faccio carico, lo faccio al prossimo. Ma dai, andiamo. Siamo arrivati al 28° chilometro. Adesso si mangia. Siamo vivi, adesso si mangia. Mi stanno preparando un po' di bruschetta con olio e sale, ragazzi. E parmigiano reggiano. Parmigiano reggiano, pomodorino, io ne so, un po' di più. Il pacchino abbiamo finito. Il pacchino l'hanno finito. Visto? Sono passati i piedi, sono troppo lento, se arrivavo prima, c'avevo pure... Prima, vuoi arrivare prima. A dopo, ci vediamo all'arrivo! Ok.
Siamo arrivando, manca veramente poco, ragazzi. Ah. Ciao. Siamo al villaggio. Manca, per fortuna, è discesa, perché veramente ce la faccio più. Non sono 30 km, ma sono quasi 32. Ok, dai. Ragazzi, siamo gli unici. E allora, dal villaggio della salute di uno, noi abbiamo preparato una super sorpresa per voi. Della struttura, guardate cosa ci aspetta! La ghionda termale artigianale, just for you, ragazzi! Facciamo, signori e signori! Allora, io non lo so se ve lo meritate o no, e soprattutto cosa succederà alle prossime gare! E non si cresce a Ira termale, bevetene anche un po', che vi fa bene. Wow, you rock, baby! Bravi tutti! Viva lo sport! A caldo, dopo aver comunque festeggiato alla grande, grazie alla Bologna Marathon che mi ha ospitato. Ok, abbiamo fatto questo allenamento, ricordiamoci che ci sarà anche Davide e la prossima settimana farò il passatore, ci sarà quindi anche Davide, lo faremo insieme, ha detto che vuole farlo insieme a me, ci divertiremo come abbiamo fatto qui con questo trail, ci è servito per fare un bel lungo, ne avevamo bisogno, ci siamo divertiti al tempo, il panorama stupendo ragazzi, veramente ve lo consiglio per il prossimo anno, eccolo qua. Birla. E quindi ragazzi, pronti per il passatore più o meno.